In questo video affrontiamo altri tre disturbi che si possono presentare in persone affette da demenza di Alzheimer. Vi rimando agli altri video sull'argomento per gli altri approfondimenti. Oltre ai disturbi di memoria e a quelli del linguaggio, che sono i più importanti e i più comuni, una persona con demenza di Alzheimer può presentare aprassie, agnosie e disturbi neuropsicologici da compromissione dell'emisfero destro. Iniziamo con le aprassie. Le aprassie sono disturbi di tipo motorio complesso. Ci sono due forme principali di aprassia: aprassia ideomotoria e aprassia ideativa. L'aprassia ideomotoria, come dice la parola, è la difficoltà a tradurre in movimento un gesto dotato di significato. Questo tipo di problematica viene spesso verificata chiedendo al paziente di imitare un'azione che compie la persona di fronte a lui. Il paziente con demenza di Alzheimer avrà difficoltà a tradurre il gesto dotato di significato in programma motorio per i singoli gruppi muscolari. Per esempio, non riuscirà ad allacciarsi la camicia oppure ad allacciarsi le scarpe. L'aprassia ideativa è invece la difficoltà nel processo di rappresentazione mentale del gesto o sequenza di movimenti da compiere. Un classico esempio di aprassia di tipo ideativo è l'incapacità di seguire una ricetta culinaria dall'inizio fino alla fine, proprio perché la persona ha problemi nel seguire la sequenza della ricetta e ad usare tutti gli ingredienti. Per esempio, metterà prima il lievito oppure mischierà ingredienti insieme quando magari andavano inseriti di volta in volta e via dicendo. Questi errori di sequenzializzazione sono presenti anche nella fase di esordio della malattia, anche se spesso vengono ben mascherati dal paziente che usa delle strategie compensatorie per evitare di mostrare il proprio deficit. Quando però il deficit attentivo è sempre più evidente, l'aprassia non riesce più ad essere mascherata. Passiamo ora alle agnosie. Le agnosie sono dei disturbi nel riconoscimento visivo degli oggetti. La persona con agnosie può non riconoscere un oggetto oppure farne un uso errato. È importante però sottolineare il fatto che sottoporre il paziente a test per verificare queste problematiche non è sempre facile, perché viene richiesta una domanda attentiva che il paziente spesso non è in grado di supportare. Delle volte il paziente può sembrare non motivato, ma in realtà è la sua attenzione che viene meno, per non parlare dello scoraggiamento che può vivere di fronte a compiti per lui difficili da eseguire. Infine parliamo dei disturbi da compromissione dell'emisfero destro. Di solito questi disturbi non si presentano allo stadio iniziale della malattia, ma solo nella fase conclamata. In questa fase i sintomi di questo disturbo sono ben presenti e possono essere: aprassia dell'abbigliamento, ossia l'incapacità di vestirsi da soli e coordinare i vari movimenti; il disorientamento topografico, che è una sindrome clinica caratterizzata dall'incapacità di trovare la strada in ambienti familiari e ad apprendere, per esempio, nuovi percorsi. Infine, può verificarsi anche la prosopagnosia, che è un deficit percettivo acquisito congenito del sistema nervoso centrale, che impedisce ai soggetti che ne vengono colpiti di riconoscere correttamente i volti delle persone. Grazie e alla prossima lezione.